Ciao, sono Marco Cantalù, Product Specialist di B-Technologies. Il protagonista del nostro video di oggi è il modulo Line Array attivo a tre vie DVA T12. T12 è il modulo Line Array top di gamma della serie DVA, indicato per applicazioni in spazi grandi e lungo raggio. DVA T12 è un modulo attivo triamplificato, equipaggiato con componenti al neodimio, un woofer da 12 pollici in configurazione passabanda, due mid-range da 6 pollici e mezzo posti in alloggio isolato, caricati a tromba e con dispositivo face plug, e tre driver da 1 pollice. La disposizione dei componenti è ottimizzata per restituire una copertura uniforme di 100 gradi in orizzontale per 10 gradi in verticale. Il modulo monta un amplificatore digitale classe D DigiPro G2 e una potenza di 1420 W RMS. Ogni T12 può raggiungere fino a 136 dB SPL, mantenendo una dettagliatissima immagine sonora. Ogni modulo è inoltre dotato di un controller DSP a 56 bit, con conversione 24 bit 96 kHz, e di un circuito switching di alimentazione da 1500 W, full range, da 90 a 240 V. Un'altra caratteristica fondamentale dei moduli Line Array DVA T12 è l'alta efficienza del sistema. È possibile infatti collegare fino a 4 moduli su un'unica linea a 16A 220 V, mantenendo inalterate le prestazioni, anche grazie al circuito PFC. I componenti e l'elettronica sono alloggiati all'interno di un box in polipropilene, rinforzato da una struttura interna in metallo, la cui azione antivibrazione limita drasticamente le risonanze. Da questo risulta l'ottima risposta acustica che caratterizza tutti i box della serie DVA. Il box può infatti scendere fino a 60 Hz. La tecnologia di amplificazione DigiPro G2, interamente progettata da DB Technologies, rappresenta lo stato dell'arte in fatto di amplificatori digitali. L'intera architettura del modulo, infatti, è gestita da un local data network tra un microprocessore master e i 4 microprocessori slave. I dati relativi a temperatura, prestazioni, livelli in ingresso e uscita nelle aree periferiche vengono monitorati in tempo reale dal master CPU, il quale gestisce contemporaneamente anche il DSP. Tutti e 5 i microprocessori hanno un'alimentazione ausiliaria loro dedicata, per garantire la massima affidabilità del sistema. Inoltre, la tecnologia IPOS, Intelligent Power On Sequence, temporizza l'accensione dei vari moduli all'interno dello stesso array, evitando picchi nell'assorbimento di corrente. Il polipropilene rinforzato del box, la scelta dei componenti e la tecnologia di amplificazione proprietaria DigiPro determinano un eccellente rapporto peso-performance. Ogni modulo T12 pesa infatti soltanto 29,9 kg, 63 libbre e 93. Osservando in dettaglio il pannello posteriore del modulo, notiamo diverse funzionalità. Innanzitutto la porta RDNet, che permette il controllo e monitoraggio remoto in tempo reale del sistema tramite il software di controllo DVA Network. Anche in assenza della connessione a DVA Network, è comunque possibile selezionare l'equalizzazione più adatta, scegliendo fra 9 diversi preset posti sul pannello posteriore. Esiste inoltre la possibilità di creare una propria equalizzazione personale che può essere memorizzata e richiamata ad ogni successivo utilizzo. In questo modo possiamo adattare la risposta del cabinet alla distanza di puntamento e all'accoppiamento con gli altri moduli all'interno dello stesso array, ottimizzando il suono in maniera bilanciata e coerente, senza l'utilizzo di alcun processore esterno. Inoltre il modulo è equipaggiato con porta USB, che permette di aggiornare il firmware e avere accesso ai dati di telemetria, quali temperatura, ore di utilizzo e diagnostica. Sempre sul retro del modulo si trovano le meccaniche, con le quali possiamo determinare la curvatura dell'array, impostando l'angolo fra i due moduli con step minimo di 1,5 gradi e massimo di 10. Ogni modulo è inoltre dotato di rain cover integrato, che protegge le parti elettroniche dalla pioggia. Possiamo assemblare facilmente array fino a 8 elementi tramite il flybar di RK10, oppure oltre 8 elementi con il flybar di RK20 o la versione motorizzata di RK20M. Quest'ultimo prodotto permette di cambiare l'angolo dell'intero array con precisione di 0,1 gradi. Inoltre, grazie all'accelerometro integrato e alla porta RDNet, è possibile variare l'inclinazione in tempo reale tramite software di DVA Network. Se capovolti, gli stessi flybar permettono anche di creare configurazioni stack, come ad esempio due T12 appoggiati su un sub S30. Caratteristica unica della serie DVA-T è la compatibilità meccanica ed acustica tra i moduli Line Array della stessa famiglia.
Tale caratteristica garantisce una grande versatilità di utilizzo e di configurazione. Ad esempio, si possono ottenere sistemi dalle ottime prestazioni combinando moduli DVAT12 e DVAT8. Ogni utilizzatore ha la possibilità di facilitare ulteriormente la gestione dei sistemi DVA tramite il software DVA Composer, disponibile gratuitamente sul sito DB Technologies. DVA Composer è un software proprietario di predizione acustica che, coniugando la semplicità d'uso con la potenza di calcolo, permette di configurare al meglio un sistema DVAT in pochi minuti. Inoltre, il software contiene una funzione di configurazione di subwoofer che permette, in base alla venue prescelta, di determinare la migliore soluzione anche per le basse frequenze. I sistemi della serie DVAT condividono gli stessi accessori. Oltre ai flybar menzionati prima, sono disponibili soluzioni per il trasporto, come il carrello DT6 e vari modelli di fly case, da 2 o 3 unità. Per ogni altra informazione su DVAT12 o gli altri modelli della famiglia DVA, www.dbtechnologies.com. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video. Ciao!